Ciao ragazzi, eccomi qui per un nuovo video, questa volta un video di informazione. In particolare vorrei parlarvi di alcuni cambiamenti che ci sono stati su YouTube in generale, quindi non solo sul mio canale. Sapete che ogni tanto YouTube cambia le regole, quindi nel corso dell'anno cambia anche le impostazioni, le varie regole a cui appunto noi iscritti e YouTubers, iscritti di altri canali e YouTubers che fanno in quanto persone che fanno video, a cui dobbiamo attenerci. A volte ci possono piacere, altre volte ne siamo quindi entusiasti, altre volte invece un pochino meno. Questa volta YouTube ha deciso di cambiare le impostazioni che riguardano gli aggiornamenti. Quindi, se voi siete iscritti ad un particolare canale, non riceverete più gli aggiornamenti, anche se siete iscritti a questo canale, in particolare sulla home page del vostro canale YouTube non vi appariranno più neanche i video da guardare di quel particolare canale, a meno che non interagiate con questo canale, quindi mettendo mi piace o non mi piace, condividendo il video, commentando il video. Questo perché YouTube si è accorto che YouTube è una piattaforma che nasce come un social media, quindi l'obiettivo è quello di essere i più interattivi possibili e i gestori di YouTube si sono accorti che molto spesso questo non avviene, quindi che non c'è molta interattività e quindi per cercare di raggiungere il proprio scopo ha deciso di, tra virgolette, obbligare gli utenti di YouTube a farlo, quindi togliendo gli aggiornamenti, se non, a meno che, quindi a condizione che non si metta mi piace, che non si condivida, che si condivida il video oppure si commenti il video. Proprio per questo quindi vi volevo avvisare perché penso che sia corretto per chi ancora magari tra voi non lo sapesse. E poi volevo invitarvi ovviamente, se non volete perdervi i miei prossimi video, a mettere mi piace o non mi piace in base al fatto se il video vi è piaciuto o meno, comunque a condividere il video, a commentare, fatemi sapere che cosa ne pensate dei video che faccio, del contenuto dei video, se avete qualche proposta, qualsiasi cosa. In questo modo non solo farete contenta a me perché ricevere un feedback fa sempre piacere, sia che sia positivo sia che sia negativo, quindi una critica costruttiva, ma comunque in questo modo non rischierete di perdere i prossimi video che faccio. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video e vi auguro una buona serata o una buona giornata in base all'orario in cui state vedendo questo video. Ciao!